benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi facciamo un video unboxing perché, raga, mi sono arrivate delle cose. Non vedevo l'ora che arrivassero perché ho voglia di organizzare, ho voglia di fare cose. E quindi ho fatto un ordine su Gratio Caffè Shop. Comunque vi lascio, visto che me l'avete richiesto in tantissimi su Instagram, tutte le info nell'info box. Volevo fare un unboxing su Instagram, però il pacco è tipo qualcosa di enorme e mi sono detta no, devo farlo vedere in un video perché sicuramente me l'avreste chiesto e quindi ho deciso di farlo. In realtà questo sito ho notato che vende tipo un sacco di cose diverse, dalle cose per l'agenda all'arredamento per la casa, tazze, box, lunch box, un sacco di cose bellissime, e mi hanno contattata per scegliere qualcosina e appunto farvela vedere. Io ho pensato di farci un video perché, ripeto, è un sacco di robe, quindi voglio proprio farvele vedere nella loro bellezza perché wow. E ci sono delle cose che in realtà poi non ho scelto, ma hanno scelto loro per me, ha scelto la ragazza per me, quindi sono molto molto curiosa. Prima di iniziare vi ricordo che se non siete iscritti al mio canale e volete supportare il mio canale e vi va di seguire i miei video, appunto c'è il bottone iscriviti qua sotto e attivate la campanella se ancora non l'avete attivata, perché ultimamente ancora di più YouTube ce l'ha con noi youtuber e quindi non avvisano alcuni iscritti del nuovo video, come l'ultima volta che si era fissato su 21 visualizzazioni e io dico vabbè. Quindi attivate anche la campanella per le notifiche per sapere quando caricherò un video, o se non la volete attivare state collegati al mio canale, vi osservo. In più ci tenevo a dire che ogni tanto faccio dei giveaway nascosti, quindi state collegati sia su Instagram, Gloria Fair, uguale su tutti i social, sia su YouTube, ma principalmente Instagram, perché vi piazzo lì degli hashtag da mettere a caso e poi seleziono random chi vince qualcosa, insomma, quindi iniziamo. Se vedete questa cosa bondage strana è per il microfono, ragazzi, perché io sono talmente sfigata che non ho un microfono figo, cioè ce l'ho ma con la mia videocamera troppo vecchia. Sapete benissimo l'audio che c'era una volta e fa cagare. Ho deciso di fare così, col microfono, quello delle cuffie dell'iPhone, e vabbè, ogni tanto vedrete dei pezzi strani sulle mie tette. Il pacco in questione è questo, è tipo qualcosa di enorme e pesantissimo, mi sto facendo male a tenerlo. Qua c'è tra l'altro Freya che la sto per ammazzare. L'ho aperto fino a qua perché in realtà dentro ci sono troppe cose che volevo, come vi ho detto, svelare con voi. Abbiamo questa bellissima stella con scritto Gloria. Lo sto guardando per, giuro, la prima volta con voi. Ok. Allora, per prima cosa tiro su loro, che sono i paper clips. Sapete che io sono una malata, ma proprio malata, ho la collezione di agende. Freya. C'è Freya che sta giocando con la busta. Sapete che sono una malata di agende, cose per l'agenda, bla bla bla, e sul loro sito ci sono anche loro. Ci sono un sacco di cose, cioè tipo veramente un sacco di cose. Io ho fatto fatica a scegliere perché avrei preso l'intero negozio. Queste sono i paper clips, quelli che mettete tipo tra 3, tra true, 33, 31, entrano 30, tutti 33. O quelle che mettete tra le pagine per abbellire la vostra agenda. E abbiamo il caffè simil Starbucks con il cuore e la fotocamerina sempre col cuore. Molto Instagram. Oh, poi abbiamo una collanina bellissima, Johnny Loves Rosie, oh che romantico, London. È una collana, però ha tre misure, come piace a me, e la cercavo da tantissimo tempo, perché quella che avevo ordinato, vi ricordate, sui siti cinesi era tipo una schifezza assurda, era diventata subito nera, poi si era inceppata tutto. E qua abbiamo degli strassini sulla lunina e sulla stellina, che non vedo l'ora di indossarla, è qualcosa di spettacolare, messa poi qua. What's up? Lo so che volete, ci arriviamo. Poi abbiamo le positive pens, perché io non ho ancora capito bene a che cosa servono, nel senso ho letto un po' di cose su... Freya, cosa stai facendo? Ho letto un po' di cose sul sito, mi piace un sacco il design di queste penne, perché come vedete sono quasi triangolari, no? Apriamole. Allora, la rosa c'è scritto Great Idea, non riesco a tirarle fuori queste unghiacce, domani le devo fare, non vedo l'ora perché sono troppo lunghe. Queste sono le penne. E infatti questa qua è quella per le grandi idee. No, la devo provare. Credo siano tutte nere allora a sto punto. Me le immaginavo rosa, non so perché. Mi sa che sono classificate, cioè divise per tipo, no? Quindi usi la gialla per Hello Beautiful. Sì, raga, sono tutte nere. Cioè non sto neanche a swatcharvele tutte.
Però hanno tutte quante delle frasi motivazionali, tipo questa è positive vibes, questa qua verde, e quest'altra grigia è today is a good day, carinissima da tenere anche tipo nelle cose da scuola, no? O università, bla bla bla, insomma, sono bellissime. Le terrò ovviamente fuori. Ah, che carine! Poi abbiamo, quanto sono cattiva, ci arriviamo. Poi abbiamo lei, che è una spatola, vi ho detto che hanno un sacco di cose diverse, ci sono anche cose per la cucina. Questa qua è della Miss Etoile ed è bellissima, tipo un verde azzurro Tiffany, verde menta. Sapete che cucino tantissimo, mi piace un sacco anche fare i dolci, quindi questa qua l'ho scelta perché ci sta. Questa qua c'ha degli occhietti, delle ciglia che riprendono la passione del make up, ma è tutta in silicone, quindi si muove da sola di notte, ti viene a trovare, ti dice ciao, ti ucciderà. Tutta morbidosa, io che faccio tutte le mattine i miei pancake healthy. Se volete picchiare tipo Andrea, solo il Pini, andate lì, cosa hai fatto? Pam pam pam, e lo picchiate. E arriviamo, lo so che volevate arrivare a lei, anche io. Questa qua è della Mr. Wonderful, c'è scritto vai e brilla, bellissima. Ed è un'agenda 2018, perché io ovviamente per il 2018 non avevo agende. Cioè, ce le ho, però ho le pagine quelle che devi farti tu. È molto bella perché ti motiva proprio a farla. Cioè, normalmente le agende classiche, a meno che non è la passione del disegno, della progettazione, queste cose qua, io non ho molto sbatti. Ammiro tantissimo le ragazze che si mettono lì a fare tutti i disegnini, a dividere le colonne, a fare cose. Lo facevo una volta, però ultimamente non ho proprio sbatti. Quindi questa è molto figa perché è già, come vedete, completa e vi dice cosa dovete fare, è bellissima. Poi abbiamo tutto pianificato, settimanale. Poi ci sono questi, chiamiamoli stickers, anche se in realtà è stampato, molto carini, cioè secondo me completano un sacco l'agenda. Ogni tanto vi trovate a ogni mese queste cose qui, tipo ad esempio agosto per partire, cosa hai messo nella valigia, dove vai, accessori, no vabbè, fichissima. Poi abbiamo la sezione extra. Termometro economico, sto male. Cioè potete scrivere cosa avete comprato, quanto avete speso. È bellissima. Poi abbiamo gli stickers. Sono troppo gasata. Questi qua con cenetta con gli amici. Questa settimana non ho tempo per nulla. No, bellissimo. E poi dopo tutti questi stickers qua, ce ne sono tipo tantissimi. Oh, che carini. No vabbè, qualcosa di bellissimo. Ma che bella! No, questa, cioè, finito sto video inizio proprio a scriverci sopra. E abbiamo questi qua da ritagliare, cioè da staccare in realtà, e si mettono tra una pagina e l'altra, infatti c'è la ciambella. E poi abbiamo invece qua una marea di post-it adesivi. Geniale! E mi piace tantissimo! Non vedevo l'ora! Oh mio Dio! Abbiamo anche lei, la Happiness Planner! Allora, in realtà io ne ho già una rosa, ma ho scelto anche questa perché in realtà non sapevo come, cioè se fosse la stessa cosa, se fosse identica. Adesso controllo per bene, mi sembra molto diversa da quella che ho io, perché questa è proprio agenda, giorno 13, giorno 14, oggi sono entusiasta per esercizi, obiettivo principale, pasti, tabella da fare, top, cioè veramente capita al momento giusto anche per dieta, esercizi, queste cose qua. Piano settimanale con le note da mettere a lato. Io adoro usare le cose nuove, ho questa fissa. Poi abbiamo quest'altra che non l'ho scelta io, me l'ha messa lei. Ma che bella, con tutti i rossettini! E mi serve perché in realtà questo è il mio quadernetto dove segno le cose. Come potete vedere è finito, completamente pieno di roba, ci scrivo di tutto. Quindi questo qua, che è liscio all'interno mi pare, sì, è proprio un quadernetto, è comodissimo perché ci scrivo le cose, anche i video da fare, appunti, idee, tutte queste cose qua, ed è rigido, bellissimo. Grazie, che carini! Poi c'è questa chicca, che non vedevo anche questa l'ora che arrivasse, perché è tipo la svolta, perché come vedete è un'agenda settimanale, però come vedete è fatta foglio per foglio, quindi voi fate la settimana, la programmate, poi staccate via il foglio, a quanto ho capito, e sapete cosa dovete fare senza andare ad aprire. La terrò qua sul mio desk, molto comoda per i video, la userò tantissimo. E io l'ho scelta rosa con questo effetto marble sul fondo, ma ce ne sono tantissime sul sito, veramente diverse per ogni gusto e per ogni tipo di persona, con i fiori, pastello. E non vedo l'ora di sistemare tutta la mia postazione. Ragazzi, quanta roba c'è! Oddio! Oddio queste! Che belle! Queste qua dovrebbero essere delle penne stilografiche, se non sbaglio. Allora, abbiamo queste con le angurie molto kawaii!
carinissima. Ed è stilografica. Io quando andavo a scuola e usavo le penne stilografiche al liceo artistico ero tipo impazzita. Mi piacciono tantissimo le penne stilografiche. Ci sono i ricci, colore pastello. E invece in questa è rosa con tutti i cactus. Ovviamente, gloria, passione, cactus, sempre stilografica. Oddio, ma quanta roba c'è! Cos'è? Bloomingville, Ever Changing Homes. Questa scatola, apriamo. Sembra Natale. Oh, è una tazza! Oh, la tazzite! Che bella! Oh mio Dio, ma che carina! Oh mio Dio, ma che figa! Guardate quanto è bella! Ma come sta bene con lo sfondo! Ma che figa! Bellissima, ragazzi! Allora, ha una parte liscia e una parte opaca. Anche questa super, iper minimal. E guardate quanto ci sta bene con le mie unghiette. Tiriamo fuori anche questa cosa qua. Cos'è? Tutto impacchettato. Cioè, è Natale, davvero? Raga, Frey è sommersa dalla carta rosa. Oh, guardate quanto è carina. Cioè, sta bene anche con me, come sono vestita. Per i miei cereali, grazie. Quando faccio anche gli yogurt, le bowl, le acai bowl. Fantastico, veramente. Andrea sarà contento un po' meno perché c'è sempre più roba, capito? Ok. Non vi dico che bordello c'è, pieno di carte, c'è Freya sommersa, poverina mi sta guardando male. Questi erano gli arrivi da Grazio Caffè Shop, io vi ringrazio di cuore. Fatemi sapere qua sotto se avete mai acquistato su questo sito, se lo conoscevate, l'ho scoperto da poco, appunto da quando mi hanno scritto. E quali cose vi piacciono? Questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel pollice in su, un bel like e condividetelo con le vostre amiche appassionate di tutto, perché veramente c'è di tutto in questo video. E niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver seguito il video fino a qua. Quante volte ho detto video? Ciao!